Trattamenti antimuffa fai da te? No, basta muffa? Ai 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 ai! Benvenuti a una nuova puntata di Mai Dire Muffa, seconda stagione. Io sono Giuseppe e, come avrai intuito, l'argomento della puntata di oggi è sui trattamenti antimuffa falliti. Sì, perché devi sapere che moltissimi che ci contattano tutti i giorni, prima di chiedere anche un nostro consiglio, hanno fatto dei tentativi nel modo migliore possibile, magari con tutte le informazioni che avevano a disposizione o su consiglio di un cugino, di un amico, di un parente, di un imbianchino. Insomma, ti assicuro che chi ci contatta veramente ce ne racconta di tutti i colori. Ora, qual è il motivo per cui un trattamento fallisce? Innanzitutto perché magari non si è valutato il problema e si è scelto dei prodotti che magari non erano per niente adatti alla situazione. Non ti nego, tante volte ascolto di clienti che hanno comprato la più costosa delle pitture antimuffa, che può costare anche più di 100 euro, l'hanno passata e pretendevano, esigevano ovviamente un risultato che non è mai arrivato. Ci sono anche dei casi in cui alcuni clienti hanno addirittura comprato delle pitture termoisolanti, che sono quelle che noi consigliamo e utilizziamo, però nonostante tutto non hanno avuto un buon risultato e addirittura magari ne sono rimasti insoddisfatti. Il motivo è molto semplice: c'è una logica di utilizzo di questi prodotti. Non basta acquistare anche il migliore dei prodotti o anche la nostra pittura, metterla lì così e pretendere un risultato. Ti faccio qualche esempio veloce. Ci sono dei clienti che hanno comprato delle pitture termoisolanti ma non avevano disinfettato la muffa in maniera adeguata, quindi magari avevano usato di sotto la candeggina e hanno avuto un risultato parziale. Ci sono dei clienti che avevano disinfettato bene ma magari avevano utilizzato la pittura termoisolante, anche quella buona, e soltanto in un pezzettino della parete, perché si erano detti: ho il problema nell'angolo, metto la pittura nell'angolo, e ovviamente il problema si era spostato di qualche centimetro più in là. Queste sono solo due delle tantissime problematiche che ci possono essere quando decidi di fare da te. Proprio per questo da qualche anno ho deciso di bloccare quasi letteralmente la vendita dei nostri prodotti tramite il nostro sito e obbligare i nostri clienti a richiedere una valutazione. Ma è una cosa che è venuta naturale, perché anche dopo che ho ricevuto qualche piccola obiezione, se così possiamo dirlo, da alcuni clienti che avevano acquistato sul nostro sito, che magari avevano usato i prodotti in maniera impropria e quasi quasi volevano delle spiegazioni da noi sul fatto che il prodotto non aveva risolto tutto il loro problema. Quindi da quel momento in poi ho deciso che il cliente doveva, prima di poter acquistare dei prodotti, passare sotto il nostro torchio e ricevere una valutazione che, ripeto, è gratuita e senza impegno. Quindi puoi tranquillamente richiedere questa valutazione tramite il sito valutazionemuffa.it. Non sei obbligato a comprare, non devi sentirti in dovere di farlo, ma almeno dopo aver chiesto l'analisi ai nostri tecnici ne saprai di più e potremo dirti se il problema è risolvibile o meno dai nostri prodotti. Credo che questo sia il modo migliore per lavorare ed è quello che ci sta dando le migliori soddisfazioni. Quindi mi raccomando, no trattamenti antimuffa fai da te se non vuoi finire come quella mitica pubblicità dell'Alpitour che, insomma, noi ragazzi degli anni 80-90 non possiamo dimenticare. Ciao da Giuseppe e buona giornata.